È arrivato il momento del test, il test Radical Grezzo. Noi ti sottoporremo quattro domande e ognuna di queste domande avrà una risposta multipla, quindi potrai scegliere tra tre, ma tra queste tre dovrai sceglierne una. Okay. Metteremo queste risposte all'interno dell'algoritmo che abbiamo, che ho creato, perché Pierma ce la fa, lui appena. Vecchio stile. Esatto, vecchio stile, su come accogliere un e avremo un responso. Okay. Ti ricordiamo solamente che grezzo è per noi sinonimo di puro, non contaminato, come mamma ci ha fatto e come mamma ci ha mantenuto per tanti anni. Vado con la prima domanda. Vai, Pirma. Attenzione, Simone. Quando senti la parola ape... La parola? Ape. Mm. Pensi a... A. Miele. B. Tartine di pane integrale antico a fiori di sambuco e bacche di cinepro. C. Tanta fatica. A. Miele. Si è scelto miele. Passiamo alla seconda domanda, prego. L'espressione chilometro zero ti fa immediatamente pensare a... A. Risparmio su un usato sicuro, ma bisogna sempre capire se sono veramente a chilometri zero, oppure se la macchina ha camminato un bel po', perché comunque chi ci capisce sa azzerare i contachilometri. B. Cibo rispettoso della stagionalità e scelta consapevole contro il riscaldamento globale. O C. Niente. A. Un'altra, sta entrando nell'algoritmo. Le ultime due, attenzione, prego. Indicami qual è secondo te la parola che si accompagna meglio alla tua idea di impegno. A. Un computer e una connessione internet. Mm-hmm. B. Il partner. C. Aspetto che bolle. C. 2A e una C. Siamo all'ultima domanda. Simone, vai. Attenzione, Pierma. Per strada incroci un mendicante. A. Ti fermi e gli chiedi se hai il cambio e solo se ce l'ha gli dai una moneta da 2 euro e ne prendi indietro una da 1,50. B. Tiri dritto e non gli dai niente per non alimentare lo sfruttamento di queste povere persone. O C. Quale mendicante? Una sola ne devo scegliere, vero? Sono indeciso tra la B e la C, ma vado più per la B. So che sei in tensione perché dovrei capire se sei più radical grezzo o più radical chic. Io no, non posso dire niente perché l'algoritmo l'ha studiato. Stiamo Mattia. Inserendo un algoritmo, anche logaritmo. Ok. Ecco, attenzione, la risposta è anche abbastanza lunga. Vado a leggerla. Vai. È una bella risposta perché poi... Allora. Crea questo clima di tensione. Sei un guru del radical grezzismo. Insieme possiamo cambiare la provincia, la regione e piano piano il mondo. Hai a cuore tutto quello che rende la vita degna di essere vissuta. Il risparmio, la giustizia sociale, un buon caffè al bar. Chiami le cose col loro nome e loro ti rispondono. Nessuno potrà mai dire di te, predica bene ma razzola male. Perché tu non predichi e non sai nemmeno che cosa vuol dire razzolare. Non sei misogino perché nessuno ti ha spiegato cosa vuol dire. Ma non sei nemmeno un misantropo, né un filantropo, né tantomeno un licantropo. Perfetto. Grazie.